Ciao e benvenuto in questo video, l'ultimo della serie dove vi presentiamo gli impianti fotovoltaici per camper. Se non hai visto gli altri video, il link lo trovi in descrizione, mentre preparati perché in questo ti facciamo vedere come montiamo il nostro impianto fotovoltaico in camper. Noi abbiamo scelto un impianto formato da un pannello flessibile da 100 W con un regolatore di carica MPPT con funzione Bluetooth, così da poter controllare tramite cellulare tutto il rendimento del pannello. Per acquistare tutto il materiale che vedete ci siamo affidati alla ditta germanica Off-Grid Tech. Hanno buon materiale e potete andare a curiosare nel loro sito, il link lo trovate sempre in descrizione. Quindi, prima cosa da fare, andiamo a vedere dove mettere il pannello solare e puliamo bene. Dopo aver deciso dove mettere il pannello solare, ecco che arriva la parte, forse quella più brutta. Bisogna pulire tutto picco bello. Siccome è un po' difficile lavorare con un tetto alto e bisognerebbe spostare la scala mille volte per riuscire a spostarsi da una parte all'altra, ho deciso che innanzitutto guardo il pannello solare, incollo il pannello solare. In un secondo momento invece mi concentrerò sui cavi e la scatolina passacavi da incollare sul tetto. Quindi adesso andiamo avanti, si pulisce il pannello solare. Per incollare il nostro pannello solare sul tetto utilizziamo come colla il Sikaflex 252. Nel pacchetto che abbiamo ricevuto da Off-Grid Tech direttamente troviamo un manuale di istruzioni per come utilizzare la colla, due prodotti, uno per pulire il tetto prima e uno come attivatore, e una piccola specie di carta vetrata per poter pulire a fondo il tetto in modo che la nostra colla faccia ancora più effetto. Ma vediamo adesso come funziona. Voilà, il pannello solare e il passacavi sono incollati a tetto. Con il Sikaflex ci sono stati alcuni problemi. Spremere la bombola, la cartuccia, era molto forte, ci voleva molta forza per farlo. Non per niente ho anche rotto una pistola, non so se la cosa è normale. Voi che ne dite, avete già usato il Sikaflex? Ditemelo nei commenti se è normale rompere una pistola. In ogni caso, tra una cosa e l'altra, ho già tirato i cavi. L'idea era di... saliamo nel furgone. L'idea era di farli passare dietro al rivestimento interno. L'unico problema è che il furgone non l'abbiamo allestito noi. I precedenti proprietari hanno messo un sacco di rivetti, l'isolazione e tutto.
era più un lavoro, meglio lasciar perdere. Cavo passa fuori, viene nascosto poi dopo da un pezzo di legno, come potete vedere qua, da un bel asse, e qui cercheremo poi di costruirci sopra ancora qualcosa. Il cavo arriva direttamente al sedile del conducente, dove al sotto di lui c'è la batteria. Sono stati poi dopo tirati qua vicino alla ruota di scorta, dove installeremo il regolatore di carica. Quindi basta installare ancora il regolatore di carica, un qualche cavo e il gioco è fatto, abbiamo energia. Rieccoci al secondo giorno. Durante la notte la colla ha potuto seccare e adesso quello che manca ancora è collegare i pannelli solari al regolatore di carica e giusto un qualche altro lavoretto per migliorare un po' i cavi dentro il bus. Questo andiamo a vederlo adesso. Eccoci qua, tutto è montato, tutto è cablato, il regolatore di carica funziona, è connesso al Bluetooth, quindi ho già potuto controllare lo stato della mia batteria e della carica tramite l'applicazione della Victron e niente, adesso manca solamente il sole per provarlo, ma questo sicuramente sarà nel prossimo video. Bella e alla prossima!